Siamo alla Baratof, una zona verdeggiante di Pesaro, dove si è trasferita l'Associazione Sentiero dell'Anima. Qui con noi abbiamo la dottoressa Chiara Lodovici, presidente dell'associazione. E volevamo chiederle come è strutturata la sede? Allora, la sede abbiamo appunto come sede principale qui appunto la del Sentiero dell'Anima nella zona Baratof, come hai detto tu, quindi a Pesaro, perché ci siamo trasferiti da Fano a Pesaro. La sede principale è questa, però poi ho creato anche una sede distaccata dell'associazione che invece è in zona Trebbiantico e quindi comunque in entrambe le sedi si faranno gruppi, lavori e quant'altro, c'è un po' di rivoluzione. E quali corsi propone l'associazione quest'anno? Allora, i corsi, come sempre, le attività sono varie, sono tante e posso per esempio citarne alcune. E ho iniziato da poco il corso sull'Enneagramma e ci saranno i corsi su empowerment e autostima, quindi praticamente come poter sviluppare il proprio potere personale, quindi molto adatto anche a chi lavora in ambito professionale, sociale, manager, all'interno della scuola, eccetera. E verrà proposto anche il corso, per esempio, guarire le ferite del passato, quindi andiamo a rielaborare eventuali lutti, traumi, situazioni dolorose. Quindi è molto ampia la gamma di attività che vengono proposte, sempre andando un po' comunque, no, a lavorare su quelle che possono essere le nostre ferite dell'anima. A marzo so che è partita la scuola di operatore olistico e a gennaio partirà la scuola di counselor olistico. Ci può spiegare meglio di che cosa si occuperanno queste figure? Sì, volentieri. Intanto preciso che la scuola è accreditata dalla SIAF, che è Società Italiana Armonizzatori Familiari di Firenze, e alla fine del percorso che faranno questi allievi avrà un diploma di competenza professionale, che è proprio accreditata dalla SIAF. La SIAF ha il compito di tutelare, di proteggere queste figure un po' particolari, come terapeutiche, che possono essere l'operatore olistico e il counselor, in quanto non pienamente ancora riconosciute. E per quanto riguarda l'operatore olistico, la scuola ha una durata di 2 anni, per quanto riguarda invece il counselor olistico ha una durata di 3 anni. E la differenza sta nel fatto che mentre l'operatore olistico è molto più orientato a quello che è un benessere psicofisico del cliente, però più, come posso dire, ecco, proprio sul corpo, sul fisico, anche se non si tralascia quello che può essere la conoscenza emotiva anche o energetica del cliente, il counselor olistico va a lavorare prevalentemente su un discorso relazionale. Quindi verrà aiutato nel portare avanti una consulenza con un cliente che viene appunto da lui per parlare di certi disagi, problematiche che siano sociali, relazionali e quant'altro. Quindi la differenza sta in questo. Chiaramente entrambe le scuole hanno una direzione, uno studio, sia per quello che riguarda il corpo, le emozioni e la parte anche più energetica e spirituale sottile attraverso tecniche come il Reiki, l'aura soma, la salute. Naturale, lo studio della salute naturale, quindi anche l'alimentazione, le tecniche naturali come fiori di Bach. Nel counselor olistico chiaramente c'è la parte psicologica che è un po' più accentuata. Ecco, chiaramente questo sì, perché poi si andrà a, ripeto, a lavorare con un paziente e aiutarlo in un percorso proprio suo di crescita. E oltre a questi corsi, lei fa anche degli incontri individuali di consulenza? Sì, faccio anche dei corsi, diciamo, delle sessioni, degli incontri individuali, in quanto essendo psicologa e consulente in relazione d'aiuto, quindi counselor e anche counselor olistico, trainer SIAF, e faccio questi incontri individuali e appunto le persone vengono da me chiaramente per parlare di una loro problematica, che può essere anche un momento di crisi, un disagio in una relazione o nel lavoro o quant'altro. Quello che è il mio scopo è quello di aiutare la persona non solo da un punto di vista mentale e quindi nel risolvere la problematica a livello pratico, ma anche andare nel sentire. Sono sempre stata dell'idea che vanno di pari passo, no? Il lavoro mente-emozioni. Quindi all'interno del percorso individuale che la persona farà con me ci saranno degli incontri vis-à-vis, quindi dove a livello verbale si parlerà.
e si ragionerà su certe cose, ma ci saranno anche momenti esperienziali di crescita, di ascolto delle proprie emozioni, di conoscenza anche maggiore delle proprie emozioni, come elaborarle, come riconoscerle, come ascoltarle. Quindi è un percorso piuttosto profondo, ripeto, che collega mente e cuore. Completo, insomma, in tutte le fasi. Sì, e perlomeno, insomma, ecco, cerco di renderlo completo, anche perché l'altra cosa che faccio è proporre un percorso individuale anche proprio sulla persona, in quanto ognuno di noi è un essere unico e ognuno di noi ha un suo background, quindi non siamo tutti uguali. E allora per ognuno stabilisco anche un percorso specifico suo. Grazie mille per l'intervento. Grazie a voi.